per le interviste del Prode Fernando. Eccoci nuovamente oggi con Shani Martin. Non faccio il pezzo, ma eravamo d'accordo, no? Allora, Shani Martin. Batti, Chuck, vai. No, è una zanzara. Allora, Shani Martin, chi è Shani Martin? Shani Martin è un musicista, un cantante e un cabarettista. Allora, l'ultima volta che ci siamo incontrati è stato... Faccio sta faccia per dire sì, nel senso sì, ancora sì. Devo decidere che sono... Devi ancora stabilire il posso tuo ruolo principale. Posso avere il microfono? Prego, sì, grazie, perché questo... Ma lo vedo sempre nei video che fai, no? Ah, sì. Cioè, io... Eri curioso? Se lo mettiamo così uguale, perché... Come Fiorello, hai visto... Ah, no, tu non c'eri, esatto. C'era lui. Cioè. Non c'ero. Allora, c'era io... l'operatore. Quando tu fai le domande io ce l'ho qua, quando io rispondo tu fanno sì, a te. Sì. Vai, sì. Vai, fa male. Magari se lo fai... se lo giri è meglio. Ma a me mi piace così. Va bene, allora ti dicevo, cioè dicevamo... L'ultima e unica intervista che abbiamo fatto è stata in occasione di quell'intervista con Gianmarco Dognazzi, Gianmarco. Quando c'era l'inaugurazione delle, dell'associazione l'associazione Ugo Dognazzi. Dognazzi, mi sfuggeva diciamo la parola. Allora, sono passati circa 2 anni perché era marzo del 2016. Marzo 2016. Allora Shani, in questo periodo so che hai avuto parecchie cose in pentola. Ci vuoi dire ho qualcosa? Ho perso 2 chili durante gli anni. No, in questi 2 anni hai fatto parecchie cose nuove, no? Mi sono divertito parecchio, sì, mi sono divertito sì, parecchio. Ultimamente sono stato al teatro Ariston. Partiamo da 2 anni un fa. Paio di anni a sta parte. Cioè ah, mi madre un giorno disse, tu devi andare all'asilo. E abbiamo larga. In breve, diciamo, da circa 2 anni a sta parte, delle cose carine che hai fatto in questo periodo, diciamo. Oltre il normale, oltre quello che fai normale, le serate, eccetera. Mi sono fidanzato prima di tutto. Oh, complimenti e auguri. Chiara si chiama. Chiara. Saluta. Ciao amore, ciao. Dio, stai bello. Ciao amore, ciao. Che poi ho fatto l'esibizione al teatro Ariston di Sanremo, quella recente. Ah. Dove c'era la scenografia del Festival di Sanremo 1967, che era l'edizione di Luigi Tenco. E questa esibizione l'hai fatta di recente? L'ho fatta un mesetto fa al Teatro Ariston per l'Ariston Comic Selfie, sono arrivato secondo. Ah. Cioè andavano al Teatro Ariston i primi 2 che si classificavano con più voti sul web e ho preso 1955 voti come secondo. Non sono arrivato primo per 100 voti, penso. Mai votato? Non lo sapevo. È colpa tua allora, pure. Senti Shani, allora, perché hai iniziato diciamo questa carriera artistica, musicistica, eccetera, eccetera? Cioè da piccolo, per quale motivo e quando, diciamo? Da piccolo perché saltavo sul letto con la chitarra, con la in, chitarra mano, in mano, però cioè, non sapendo suonare. Non sapevo, mo, le prove facevi. Mo suono senza saper saltare, quindi faccio tutto il contrario. E perché desideravo una chitarra facendo così, cioè non c'avevo una chitarra, quindi c'avevo questo istinto da chitarrista e mi suonavo tutto il giorno il lobo dell'orecchio. È vera sta cosa? E poi perché sei andato a finire diciamo sul cabaret? Perché praticamente è strana questa cosa completa. A parte che poi mi hanno comprato una chitarra quando l'orecchia mi è diventata come quella di Star Trek, quindi hanno deciso io comprare una chitarra, perché ho iniziato a fare il chitarrista autodidatta, perché ho fatto solo una lezione, poi me ne sono andato perché io a scuola insegnato il macello, e poi sono passato al cabaret perché una sera il tastierista di una serata si era ammalato, quindi è saltato tutta la scheletra musicale. Uh-huh. E io ho detto guarda, io ho un po' di imitazioni, allora ho cominciato a fare Bruno Pizzolo, signori, attenzione, buonasera, attenzione, Fernando Mariani, boh. Poi c'era anche Paolino Ruffini, Maremma, Topa, via la Topa, e la Belen, poi ce ne stavano tanti, Louis Armstrong, io il grande Louis Armstrong, faceva una cosa... Quando sento il tuo profumo, Maggio Luigi, anche il mio cuore batte 1, 2, 3, 4. Pure un altro, io non mi fermo più se tu mi dai questa cosa. Quindi hai iniziato, diciamo, ad imitare anche. Faccio un sottofondo, così è molto bello. Sì. Frattempo. Cioè, così apro pia il montatore, vai, la monta quando vuole, no? E quindi ho iniziato così per divertimento, per scherzo, ancora mo continuo per divertimento e per scherzo, se no morirei de noia. Diciamo come me, abbiamo questa cosa in comune. Io sono sono diplomato in ragioneria. Uh-huh. Non avendo mai ritirato il diploma, cioè non ho mai inviato. Non l'hai proprio. Mai. Come me, per esempio. L'ho io sono geometra, non ho mai fatto col geometra. Non hai mai geometrato. Però l'ho preso il diploma, l'ho preso, ma non l'ho mai. Cioè, tu l'hai preso proprio fisicamente? Fisicamente proprio. Io non l'ho mai preso invece il diploma. E all'università ho durato 2 esami, ho fatto lettere, ho preso 18 e 30 ai voti.
Cioè, via e mezzo, no? No, cioè, hai rinunciato subito. 18 e 30, ho piato. E poi, qual era la domanda di prima? Mi sono scordato. No, ho dimenticato pure io, però adesso l'esperienza, ho detto, ecco, ritorniamo su questo discorso qua. Sì. Allora, in tutto questo periodo, diciamo, artistico, qual è stata una, forse, secondo me, penso quella con Fiorello, diciamo, quel periodo che si è andato... quella è vecchia però, 2000. No, io parlo, no, parlo, non parlo di questi due anni, parlo in generale. Beh sì, l'esperienza dell'edicola Fiore con Fiorello è stata... è stata un fiore, come cogliere un fiore. Io con Fiorello ci ho fatto un paio di pubblicità, cantavo pure su una spot per la... Cantavi per Napoli? Cantavo con lui, sì. Cantiamo, che cantavi? Che vogliamo cantare? No, quella era una spot. Quella di Fiorello. Vabbè. E poi aspetta, finalmente tu. No, questa la ricordo. È quella che fece a Sanremo nel 95 Fiorello, no? Vai. Aspetta. Mi ricordo le parole, partiamo. E poi finalmente tu tornar tardi sotto casa, di casa, e di corsa sulle scale insieme a te. Finale. Un minuto ancora e poi uno sguardo tra di noi. Guardami in maniera innamorata. Voglio, col microfono girato soprattutto, perché sì, sennò non funziona, questo lo devi mettere così. Vai. Voglio guardare addormentarsi gli occhi tuoi. E poesia, veramente. Ha capito? Per ridire che, insomma, quella con Fiorello, sì, ho fatto una stagione, dico, la Fiorello. Ricordo, appunto. Facevo... Penso che quella sarà stata una delle più importanti e belle, insomma. Diciamo. Sì, quella sì. Raccontavo i miei amori, facevo le mie canzoncine. Faccio un pezzetto, la canzone sull'amore mia, no? Faceva, tipo, fuori l'amore, le mie ex, l'amori, Michelle, quanto sentimento, me ricordo il primo appuntamento. S'avvicinava, ero tutto contento. Mi ricordo, lei stava qua come te, no Maria? E si avvicinava sempre, era questa. E a distanza diminuiva, eravamo pure mezzi imbriachi dopo, cioè. E si avvicinava, il cuore mi batteva a mille. Pensavo, si avvicina perché mi vuole baciare. Se uno si avvicina prima, pensavo, adesso prendo fiato e la bacio. Ed era bellissimo, e si avvicinava sempre più. E quando lei fu sul mio mento, sai che mi disse Maria? Dice, scusa, ma avvicino perché non ci sento. Poi, quindi era tutta una serie di... Sì. Allora, diciamo, questa simpatica intervista la chiudiamo dicendo che sto collaborando con Dado. La notizia più fresca novità, è questa, sì, è questa qua. Novità, è uscito il video, non l'ultimo, il penultimo di Dado, col quale ho collaborato in maniera ristretta, nel senso come coautore, sì. E spero che, insomma, andatela a vedere Dado, perché è molto carino. Non Dado, è il video. E su Facebook, perché c'ha questa rubrica sua, Dado canta la notizia, Dado canta tutto, e io ho rotto le scatole per 3 mesi per cercare di infilarmi come collaboratore e ci sono riuscito. Quindi, bocca al lupo allora. Grazie, spero di continuare. Senti, e qualche altra di nuovo che è in pentola, oltre questa di Dato, diciamo qualche cosa. Vado a convivere l'anno prossimo. Se no, io parlo a livello... Ah, professionale. Professionale. Beh, pure quello è un lavoro, non è che uno si alza con di... A livello professionale, sì, farò le serate quest'estate, andate sul mio sito www.shanimartin.it, ma mi ha presentato come Shani Martin. Sì, come Shani, il ma microfono non Marti... sempre al contrario, sempre perché sennò non si sente. Esatto. Non Martin Shanin come l'altra volta. Esatto, perché sennò macello. Ricordi, Martin Shanin. E che non mi ricordo. Allora... Cercatemi su Facebook, cercatelo. YouTube, eccetera. C'è. Esatto. Allora, vi faccio il tappeti, che vuole una canzone bella. No. Un saluto. Senza Rode Fernando e da Shani Martin. Senza canzone. Vai con la canzone. Okay. Chiude con la canzone. Lontano dagli occhi. Beh, dai, Fernando. Lontano dal cuore. E tu sei lontana, lontano da me. Rode Fernando, finita.